Edilformas, Scuole Edile Regionale ed INAIL insieme nel progetto Impresa Fidata. I risultati sono stati resi noti nel corso di un convegno a Città Sant'Angelo. Presidente Edilformas Paolo Di Giampaolo, siamo arrivati alla conclusione di questo importante progetto e oggi vengono tratte le conclusioni, no? Sì, sono le conclusioni che portiamo avanti da pensiero da tanti anni. Poi abbiamo fatto un accordo con l'INAIL nel 2019 e con la forza di volontà della nostra scuola, del nostro direttore, e siamo arrivati alla conclusione di una cosa bellissima. E vedo anche, mi sono affacciato in sala, che veramente abbiamo riscosso successo tra imprenditori e tutte le istituzioni che sono arrivate. È il momento di creare una nuova cultura. Sentiamo il vicepresidente Giovanni Panza. Si tratta di sensibilizzare il mondo imprenditoriale edile, soprattutto nel settore del subappalto, ad operare diciamo in qualità, in regolarità e in sicurezza, anche perché c'è una legge del nostro Stato che dà la responsabilità dal punto di vista civile e penale al committente e al responsabile dei lavori per quanto riguarda questi precisi aspetti. Maria Ceci, INAIL Abruzzo, quanto è importante questo accordo che avete stipulato con Edilformas? Ma per l'INAIL rappresenta sicuramente un importante momento questo, che è appunto di raccolta dei risultati, di quei risultati che sono il frutto di un accordo stipulato nel 2017 e poi successivamente con accordo di attuazione del 2019 è stato individuato questo progetto che oggi vede appunto la sintesi. È molto importante perché rappresenta un'attività concreta sul territorio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, appunto per sviluppare sempre più la cultura della salute e sicurezza. Rientra proprio nelle linee guida dell'istituto, un istituto che da anni si occupa appunto di prevenzione, in aggiunta a quella che è la vocazione naturale dell'assicurazione, proprio perché si tratta di un istituto nazionale che si occupa principalmente di assicurazione. Numerose le presenze, i sindacati con i segretari nazionali di settore, gli ordini professionali, le imprese, il direttore di Edilformas, Massimo Pastalacqua. Il progetto nasce principalmente dal fatto che molti imprenditori non riescono a sistemare la documentazione per motivi di lavoro o anche le microimprese hanno problematiche nella produzione del materiale. Oltretutto c'è un rincorrere le scadenze. Questo progetto non fa nient'altro che aiutare il piccolo imprenditore a risolvere i problemi di scadenze e a far amplificare il funzionamento del sistema paritetico della scuola facendo una richiesta immediata di formazione, una richiesta immediata d'aiuto verso l'ente paritetico. Sarà l'ente paritetico che poi si attiverà, quindi ci arriveranno molte più richieste di aiuto, richieste di formazione rispetto all'ordinario, e questo è nato dall'incentivo dell'INAIL che ha sovvenzionato questa attività e ci ha creduto, in modo che noi possiamo restituire i servizi per cui le imprese versano.